Come avete letto dal titolo, oggi voglio fare una sorta di revisione annuale di quello che è stato questo canale. In realtà questo video sarebbe dovuto arrivare a fine aprile, perché il canale è stato aperto a fine aprile del 2023. No, 2022. Però io a fine aprile mi sono trasferito in questa casa, ho cambiato città, è stato un macello, guardate. Quindi questo video viene con 2 mesi di ritardo. Quindi non faccio la revisione annuale, ma faccio la revisione dopo 14 mesi. E quindi voglio condividere con voi quali sono i numeri di questo canale e quale sarà, diciamo, la prospettiva di cambiamenti per quanto riguarda settembre. Perché il mio piano sarebbe quello di coprire tutto luglio, andare in vacanza, tra virgolette, ad agosto, che poi non andrò in vacanza, ma vabbè, cioè, o meglio, non pubblicherò video su questo canale ad agosto, per poi riprendere a settembre. Quando a settembre? Non lo so, perché già io il 4 settembre devo viaggiare. Quindi forse riprenderò dalla seconda settimana di settembre? Non lo so, vediamo come riesco ad organizzarmi. Dunque, allora, quali sono i numeri del canale? Dati alla mano. Allora, nel momento in cui io sto registrando, cioè oggi è il 1° di luglio, il canale ha 1275 iscritti. A ognuno di voi dico grazie. Adesso tutte le statistiche che io andrò a riportarvi non includono i video di questa settimana, ovvero quello che è stato il video di Breaking News e questo video. Quindi io ho utilizzato come data di soglia la fine di giugno, quindi tutto quello che è stato pubblicato questa settimana non viene inclusa in queste statistiche. E abbiamo, ho pubblicato 183 video e se voi guardaste tutti i miei video, uno appresso all'altro, vi occorrono la bellezza di 38 ore, 17 minuti e 42 secondi. Più di un giorno e mezzo. E ad oggi, all'incirca, ci sono state 65.000 visualizzazioni. E mortacci di Pippo. Voglio riportarvi anche quest'altra statistica, ovvero quante ore di visualizzazioni il mio canale ha fatto. Finora, cioè, come vi dicevo io, fino alla fine di giugno, avete guardato il mio canale per un totale di 6.174 ore. Sono 257 giorni, cioè quasi un anno. Bellissimo. Almeno so che le persone mi ascoltano. Sono stati fatti questi 183 video per 5 format principali. Se escludendo da queste statistiche gli shorts, all'inizio mi piaceva farli, poi vedevo che c'era sempre tanto lavoro da fare, quindi alla fine non ho più fatto. Allora, ci abbiamo Breaking News, Storie, Under the Hood, Vlog e Code Academy. Qual è la percentuale dei video per ognuno di questi format? Cioè, di questi 180 e passa video, in proporzione ai format che ci sono, quanti ne abbiamo? Dunque, per Breaking News abbiamo il 34% di video, cioè significa che un video su 3 sul canale è di Breaking News. Storie solamente il 15%. Under the Hood poco poco di più, perché siamo al 16%. E questo, diciamo, è comprensibile visto che Storie e Under the Hood si alternano di settimana in settimana. I video di vlog, tipo come questi, sono il 24%. Infine, solamente l'11% sono quelli di Code Academy. Questo perché quel format è partito tardi rispetto agli altri. E poi vi spiego perché è partito tardi. Adesso sto dicendo i numeri del canale. Qual è la percentuale di visualizzazioni nei vari format? Ovvero, io poco fa vi ho detto che in totale ci sono state circa 65.000 visualizzazioni. Ma quali sono stati i format più visti e quelli meno visti? Benissimo. Breaking News conta il 17% delle visualizzazioni in totale. Storie il 33%. Under the Hood il 21%, Vlog come questo il 13% e infine Code Academy il 16%. Allora, quali sono stati i 6 video più visti? Allora, perché dico i 6 video più visti? Perché per fare la grafica che adesso vedete mi viene più facile. Allora, abbiamo la storia dei linguaggi di programmazione con 6.800 visualizzazioni. Poi abbiamo un video di Breaking News, quello di Airjet, non so perché questo video è stato popolarissimo, con 2100 visualizzazioni. Poi abbiamo un video di Under the Hood, in cui parlo della panoramica dei linguaggi di programmazione. Poi abbiamo un altro video di storia, ovvero la storia in cui parlo di Python, che ha 1500 visualizzazioni. Poi abbiamo un video di Code Academy, in cui faccio vedere come svolgo un esercizio universitario, non solo in Python, ma anche in C, in C++ e Java.
Questo video di Code Academy ha quasi 1500 visualizzazioni, infine abbiamo un video di FK Storia in cui parlo della storia di internet con 1400 visualizzazioni. Beh, ovviamente molti di voi avranno notato che da fine marzo sono riuscito finalmente, grazie al vostro sostegno, a poter accedere al YouTube Partnership Program, cioè, quindi questo significa che posso attivare la monetizzazione del canale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in questi tre mesi quando ci avrò guadagnato? Allora, io ci ho guadagnato l'equivalente di una pizza ristorante, forse ci entra pure una birra, e se non prendo il dolcino, forse c'ho pure i soldi per tornarmene a casa in autobus. Non sembrano molti, però io sono soddisfatto di questo risultato. Diciamo, come il numero del canale, qualcuno magari si potrebbe chiedere, ve lo siete chiesti? No, io lo dico lo stesso, non ha importanza. Quanto ci vuole per fare un video? Cioè, quanto tempo ci vuole? Dunque, in media, per ogni minuto di video che vuoi vedere sul canale, ci sono minimo 10 minuti di editing. E quando parlo di editing non vuol dire semplicemente prendere le varie parti e tagliarle, no, perché significa tipo trovare le musiche, sincronizzare l'audio, color correction, poi ovviamente tagliare le varie scene perché quando sparo cazzate poi le devo tagliare, fare le varie animazioni, trovare e mettere le immagini, poi quando prendo un'immagine devo stare attento se c'è un copyright o cose, se devo mettere qualche credit nella descrizione, comunque c'è un manicomio, e poi lo devo renderizzare. Nota che lo renderizzo, lo devo riguardare, io i miei video li riguardo sempre quasi tutti e quindi poi se ci sono dei problemi li devo modificare, li devo renderizzare, li devo poi caricare, metto online, scrivo descrizione, titolo, end cards, le schedine. Adesso ci ho aggiunto un altro passaggio perché nei video che superano gli 8 minuti posso mettere i mid-roll per quanto riguarda le pubblicità. Quello comunque lo faccio mentre monto, mi metto dei marker, quindi so bene o male dove andarlo a mettere, cioè è un macello. E considerate che in media ogni minuto di video che voi vedete c'è almeno 2 minuti di girato, cioè io in media scarto il 50% di quello che vedete. Perché comunque posso fare tanti errori, mi dimentico le cose, devo consultare l'iPad, cose, cioè, però diciamo, da quando ho preso un teleprompter questa cosa si è ridotta, ma comunque un 50% comunque in media lo si butta sempre. E poi c'è tutto quello che bisogna fare prima di fare un video. Settare le luci, settare la telecamera, messo a fuoco, vedere se mi vedo bene, se mi vedo male, microfono, programma qua per registrare, devo in qualche modo vestirmi, fare, diciamo, essere pressoché presentabile, comunque c'è un certo, diciamo, c'è bel lavoro, va. Anche mantenere un canale ha dei costi. Ora, non sono costi di YouTube, cioè non sono dei costi diretti, ma sono dei costi indiretti, perché io comunque pago una licenza per Adobe Premiere, o meglio, per tutta la suite dei programmi Adobe, che non è tantissimo sto costo, però è comunque un costo mensile, perché comunque, in virtù del lavoro che faccio, posso ottenere una licenza scontata, però comunque sono all'incirca una ventina di euro al mese. Da proprio di recente ho pure preso uno spazio cloud da 16 terabyte che mi costa anche quello, sarà una trentina di euro, perché il mio disco ormai dice sono pieno, non ce la faccio più, perché io ogni file che è stato generato per questo canale c'è ancora, non è stato buttato via niente, non viene anzi buttato via niente. Cioè io per esempio posso andare a prendermi di un video di un anno fa le bestemmie che ho tirato mentre facevo quel video. Che io devo stare fermo, perché tutti i girati c'ho tutto, anche i progetti da Adobe Premiere, quindi un domani posso comunque sempre renderizzare un video fatto anni fa. E quindi il mio hard disk, che credo che sia da 5 o 6 terabyte, mi sta dicendo non ce la faccio più. E quindi preso questo spazio cloud, però ci sta anni per mandare tutto, quindi non so quando riuscirò, diciamo, a utilizzarlo appieno. Adesso andiamo a vedere qual è l'idea di questo canale, o meglio, qual era l'idea originale di questo canale, e vediamo quanto di quell'idea originale è rimasto ai giorni d'oggi. Allora, l'idea di questo canale era quello di raccontare la storia dell'informatica, internet, informatica, programmazione, tutto, cioè il format principale è FK Storia. E cosa è rimasto dall'idea principale? Tutto. Quel format c'è ancora e ci sarà sempre, a meno che finisce la storia dell'informatica, ma spero di no. E il motivo per cui volevo raccontare la storia dell'informatica è perché vedevo che su YouTube Italia c'era una lacuna in quel senso. O meglio, ci sono dei canali che magari parlano di aspetti storici, però diciamo non è il... Cazzo,
Windows. Non è, diciamo, il focus principale del loro canale. Quindi volevo fare questa cosa in cui c'era un format ben preciso in cui racconta la storia dell'informatica. E poi ho detto, non posso fare un canale solamente di storia dell'informatica. E poi ho detto, cosa manca a YouTube Italia? Secondo me mancava un canale che parlasse delle cose dettagliate, di come veramente accadono in un computer. E mancava, secondo me, un canale che proponesse i dettagli per quanto riguarda l'informatica. Cioè, infatti, io ho fatto video tipo come viene compilato un programma, come si accende un computer, o meglio, non come si accende, cioè come volo accendere, cioè cosa succede quando premiamo il tasto dell'accensione fino alla video sistema operativo. Ne ho fatti diversi di questi video e questo, diciamo, doveva accompagnare FK Storia. Infatti così è, perché questi due format si alternano di settimana in settimana. E siamo sempre là, che faccio? Solamente due format? Cioè, faccio solamente due format che tanto si alternano? Questa cosa non mi piaceva. Allora, ho detto, faccio una sorta di vlog settimanale in cui lo metto là, tipo a metà settimana. Quindi l'idea originale è quella di fare due video a settimana, uno di vlog in cui racconto le cose che faccio io con l'informatica, poi questa qua ci mettiamo una piccola stelletta perché devo dire alcune cose, e poi di pubblicare un video alternato fra storia e Under the Hood. Quindi questa doveva essere l'idea originale. Poi ho detto, ma sarebbe bello anche dare delle notizie. Le notizie perché era bello? Perché dal mio punto di vista era un format veloce, tipo a me non prendeva molto tempo fare quel video, infatti molto spesso un video di breaking news io riesco a farlo in due massimo tre ore. Tra proprio prendere la notizia, scriverla, farmi, diciamo, preparare tutto, fare le luci, registrare, tipo, e proprio montarlo e metterlo su YouTube. Il più veloce che ho fatto è stato 2 ore, quindi se può fare. Quindi ho detto, vabbè, posso fare 3 video. Breaking news il lunedì, così nel weekend, quando trovo quelle 2 ore, faccio il video e lo metto online. Poi vlog metà settimana e poi un video alternato di storia e Under the Hood a fine settimana. Ed è stato così per diverso tempo. Tra l'altro il vlog mi permetteva anche di fare dei video che non c'entravano nulla, però erano comunque dei video in cui mi permettevano di sperimentare determinate cose, o meglio, sperimentare luci, la camera, sperimentare tecniche di montaggio. Io ci ho sperimentato parecchio. Infatti video che non hanno più senso non ne faccio più come vlog, perché ormai, diciamo, spero di aver trovato la mia, diciamo, routine per come si fa un video, cioè si fa così, le luci così, la camera così, il microfono così, anche il microfono là. Ho risuscitato quello vecchio perché a quanto pare questo funziona meglio di quello che ho comprato nuovo. Tuttavia, una cosa che proprio non volevo fare per questo canale, proprio una cosa in cui ho detto no, sta cosa non si fa, vi scioccherà, sono i video di coding, cioè io proprio quelli non li volevo fare. Ma tutto è iniziato come un gioco, cioè io con la mia amica Lucilla siamo messi là e ho detto vabbè, va, mentre lo facciamo registriamo un video. E ha visto che sta cosa funzionava e alla fine ho detto facciamo anche un format di video in cui parliamo di proprio come si programma. E questa cosa ho visto che è molto apprezzata. Cody Academy è fuori dall'idea originale che avevo di questo canale, cioè è venuto in questo canale come se fosse un malware. Va bene, ce lo teniamo perché piace e ce lo teniamo. Allora, il format che sembra che vada peggio di tutto in termini di visualizzazione è sempre questo qua del vlog. È il secondo format che va peggio, nonostante i numeri direbbero che sia Code Academy, però quello non lo possiamo contare perché quello è venuto molto dopo rispetto agli altri. Quindi mettiamo quello da parte, e il secondo format che va malino è quello di Breaking News. E quindi, come vi dicevo poco fa, ad agosto non farò video, o meglio non pubblicherò video, i video li farò ma non li pubblico, e cosa sarà di settembre? Allora, il piano di settembre è quello di fare 2 video a settimana. E su dove metterli io utilizzerò questa simpatica funzione di YouTube in cui vedo il vostro, diciamo, engagement. A settembre l'intenzione sarebbe quello di non far partire più Breaking News. Perché il problema di Breaking News è che, vabbè, va male, però comunque alla fine è 3 ore di video, se può fa. Il fatto è che quel format è quello che mi proibisce di fare il front loading dei video. Cioè, cosa significa fare il front loading? Cioè, io non posso registrare 6 video da coprirmi 2 settimane, così da poi poter dedicarmi agli impegni lavorativi, impegni di casa, amici. Perché i video di Breaking News, tipo, li faccio tipo come oggi è sabato, quindi li faccio massimo 1-2 giorni prima da quando devono uscire. E questa cosa si è rivelata un'arma a doppio taglio, perché pensavo che erano dei video veloci. Sì, video veloci, però comunque mi tiene una mezza giornata di un weekend impegnato. E quindi mi sa che quel format salta. Però se avete
dei commenti da voler fare in difesa di Breaking News, fatemelo sapere qui sotto. Io vi leggo, magari vediamo se ci riusciamo a ragionare. Però io non voglio togliere un format e non restituire nulla a voi che mi avete supportato. Perché voglio togliere Breaking News? Per due motivi. Punto uno, perché così mi permette di fare molto front loading, cioè questo mi permetterebbe anche in una settimana di fare tutti i video che mi servono per un mese. Perché la mia intenzione, questa idea io ce l'ho da prima che aprissi il canale, quello di portare delle dirette. Infatti l'intenzione sarebbe quella di portare una diretta al mese circa. E le dirette su cosa saranno? Boh, non lo so. Le prime saranno sicuramente di coding, poi le altre vediamo come, cioè vediamo se funziona, cioè tutto dipende tutto da voi. Perché prima devo trovare un giorno, quindi vi proverò tanti giorni e tante fasce orarie. Perché devo provare tanti giorni? Cioè, perché comunque una settimana saranno 7 giorni e devo capire qual è quel giorno e quella fascia oraria che le persone magari si possono collegare di più, possono interagire di più nella chat, che non voglio fare un monologo, voglio qualcosa di più interattivo. Però prima di fare le dirette in passato, perché ho detto che ci pensavo da diverso tempo, mi serviva una piccola community, che adesso con i 1200 iscritti suppongo che è quel minimo di community che ci sia, anche se nelle prime dirette saremo 4 gatti, io sarò sempre felicissimo. Un altro motivo per cui non ho fatto le dirette prima, a parte perché comunque dal mio punto di vista mancava una user base, devo cambiare la webcam, perché questa webcam qua, non so se voi la vedete, non la vedete, vabbè, credetemi, qui c'è una webcam, è una merda. C'è l'immagine molto distorta, c'è una grande distorsione della lente, è una merda, quindi devo pure fare un investimento serio sul canale per comprarmi una webcam seria. Quindi fatemi sapere se, secondo voi, perdere Breaking News per, diciamo, delle dirette, secondo voi sia uno scambio equivalente. Prima di chiudere voglio leggere un commento che mi è dato da parte vostra. Questo commento voi non lo potete mai vedere perché è stato messo nella sezione da rivedere. Io ho visto questo commento molto tempo dopo che è stato lasciato ed è messo nella sezione da rivedere perché, non perché ci siano insulti, anzi lo sto leggendo perché è molto bello, però ci sono dei riferimenti personali, quindi YouTube l'ha bloccato, tipo account Telegram. Voglio questo commento, non è pubblico, io censurerò tutti i nomi. Ciao Tutto Web. E Tutto Web era il nickname che utilizzavo ai tempi in cui io utilizzavo IRC. E se non sapete cos'è IRC, beccatevi questo video. Non ci posso credere. Dopo secoli e secoli ti ritrovo qui su YouTube, proprio con il milionario script che ho amato e usato in passato. Il milionario script era uno script che feci per il programma Mirk, che ne parlai in questo video. E avevo tipo 13-14 anni quando lo feci. Sì, sei passata una bella vita. Probabilmente non ti ricordi più di me. In realtà ho un vago ricordo, molto vago, però sì, il tuo nickname mi dice qualcosa. Ma in passato ci siamo scritti per diverso tempo su IRC. Non ricordo se col nick, questo qua che ho oscurato, o l'avevo già cambiato. No, credo proprio con questo qua, credo. Ora non ricordo il nome del network in cui ci trovavamo. Forse era Azzurra? Me ne sono girate talmente tante che potrei fare un elenco a non più finire. A non più finire. Ma non mi pare il caso. Ok. Purtroppo ad oggi IRC non è più molto in voga. Certo, in confronto a Telegram è diventato un programma obsoleto, ma funziona ancora a meraviglia. Se poi sai dove andare, cosa fare e cosa vuoi ottenere da IRC, esistono anche applicazioni smartphone per IRC, come ad esempio Android IRC e Yaik. Mentre per iOS c'è Palaver IRC e molte altre. Sicuramente ci saranno applicazioni per gli smartphone per accedere a una rete IRC. Il fatto è che io odio scrivere da cellulare. Infatti ogni volta che devo mandare un'email dal cellulare per me è il dramma. Cioè preferisco molto spesso aspettare che sia in un posto, aprire il computer e mandare un'email. Tornando al milionario, sai che l'ha fatto veramente bene? Curato nei particolari anche la parte audio, semplicemente esemplare. C'erano degli audio. Non ricordo niente. L'unica pecca, se così la si può chiamare, che ho riscontrato è che non c'era modo di preparare le domande. Le si dovevano fare al momento e ciò rendeva il gioco leggermente lento e macchinoso per il conduttore. E se ti tornassi voglia di fare un update allo script, ad esempio aggiungere la possibilità di creare 3 file semplici txt strutturati a modo con 3 tipi di difficoltà in modo da automatizzare leggermente il gioco, in modo che
Mirk vada a leggere le domande da questi file e compili i cambi della dialogue come domande e risposte già preimpostate da escludere e via dicendo. Che ne pensi? Inoltre, vedendo questo video mi è venuto in mente una cosa da proporti. Se sei interessato scrivimi su Telegram, bla bla bla, oppure raggiungimi su IRC alle seguenti coordinate. Dai, ti aspetto. Vabbè, so, è passato forse un mese da quando hai lasciato questo messaggio, forse più. Il fatto è che purtroppo come si programmava in Mirk, l'ho dimenticato. Cioè, sì, potrei impararlo, però l'ho dimenticato. E tra l'altro, minchia, se io non riesco a portare avanti i miei progetti, perfetto, quindi il tempo non c'è più. Mai, non c'ho più 14 anni. Era bello quando si aveva 14 anni e si poteva fare tutto quello che si voleva, tanto perché avevi tutto il tempo del mondo. Adesso, infatti, io me ne devo andare. Cioè, nel senso, devo, cioè, sto per partire. Cioè, ho detto che dopo pranzo parto, cioè nel senso vado in macchina, 5 ore di macchina, awesome. Benissimo pinguini, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto quello che ho detto in questo video. E io voglio ringraziarvi tutti per questi 14 mesi che mi avete supportato con like, dislike, commenti belli, commenti brutti, tutto è stato bellissimo e continuo a farlo. Infatti una cosa che mi ero detto per il canale è che non avessi raggiunto il traguardo della monetizzazione entro un anno, io l'avrei chiuso. Il traguardo della monetizzazione è arrivato molto presto rispetto all'anno che mi avevo dato io, quindi ho detto bellissimo, si continua. Nonostante che io sia pienissimo di impegni di lavoro e anche personali, lo faccio. Tra l'altro c'è una categoria di utenti che voglio ringraziare. Ci sono delle persone che guardano i miei video a degli orari impensabili, alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, proprio di notte. Cioè, vi voglio ringraziare, perché voi siete degli eroi. Se guardate i miei video a quell'ora siete degli eroi. Certo, qualcuno potrebbe dire, possono essere anche persone che vivono un fuso diverso, ma il 99% delle visualizzazioni viene dall'Italia. Poi ci sono quelle che vengono dal Regno Unito, suppongo che la maggior parte siano le mie, però il 99% e il 98% vengono dall'Italia, quindi suppongo che il 98 e il 99% delle visualizzazioni alle 3, 4, 5 del mattino vengono dall'Italia. E quindi io voglio ringraziare in particolare questi eroi. Io ringrazio tutti, però secondo me era giusto menzionare i nottamboli, o i nottamboli, sì, si chiamano nottamboli. Come dicevo, commentate, fate quello che volete e noi ci vediamo venerdì con un video di, non mi ricordo cosa c'era, storia? Scusate, sono in modalità partenza, ancora devo fare la valigia e quindi è meglio andare. Io vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!